Una vita anticipazioni, Ursula rapita e seviziata, puntata 536. Una vita a caccia 38, le nuove anticipazioni della sua opera in onda su Canale 5. Grandi news dalle anticipazioni spagnole di Una vita a caccia 38, la swap trasmessa da Mediaset su Canale 5. Come stiamo vedendo in queste puntate, Cayetana comincia lentamente a ricordare, sebbene in maniera molto frammentaria. Nella sua mente ecco vivo il ricordo dell'incendio che le ha procurato una orribile cicatrice in viso, ma che cosa significano quei déjà vu su un altro episodio molto simile, che ha coinvolto anche Teresa molti anni fa? Ebbene sì, stiamo parlando della tragica circostanza, che ha visto cambiare per sempre i destini della Sotelo e della Sierra. Teresa e Fabiana, che ancora non hanno rivelato a Cayetana la sua reale identità, cercano in ogni modo di distrarre la Dark Lady, certe che se venisse a galla la verità, potrebbe accadere l'impensabile. Stando alle anticipazioni di Una vita, a breve la Sotelo riacquisterà consapevolezza e la prima cosa che desidererà fare sarà quella di vendicarsi di tutti coloro che l'hanno tradita. Ursula dunque la dovrà pagare. Una vita, puntate spagnole, il rapimento di Ursula. Dopo la morte di Tirso, Cayetana scapperà da Cachas, trascinando con sé Ursula di Centa. Aiutata da Fabiana, dopo aver seviziato barbaramente l'istitutrice, la porterà in una radura poco fuori dalla cittadina, con la speranza che muoia di stenti. Ovviamente inizieranno le ricerche e a trovare la dicenta sarà Felipe. Ursula è in stato confusionale, non riesce a capire dove si trova e che cosa le è successo. L'uomo si recherà da Fabiana per cercare di capire come possa essere successa una cosa simile. La domestica mentirà spudoratamente, tentando di salvare se stessa e la stessa Cayetana. Anticipazioni Una vita a Cachas, Cayetana scopre la verità. Come si evince dalle anticipazioni di Una vita, Cayetana tornerà nel luogo in cui lei e Fabiana hanno abbandonato Ursula, certa di ritrovarla. Del resto, come poteva fuggire in quelle condizioni? E invece, la cattivona della sua opera avrà una brutta sorpresa, in quanto di Ursula di Centa non c'è più traccia. Che cosa deciderà di fare Cayetana? Come potrà discolparsi da due accuse tanto terribili, l'omicidio di un bambino innocente e un rapimento? Possiamo anticiparvi che la Sotelo stupirà tutti con un colpo di genio, riuscendo a sviare ogni sorta di sospetto. Per non perdervi le news, non dimenticatevi di cliccare qui e iscrivervi al canale, grandi novità in arrivo per tutti gli affezionati di Una vita a Cachas 38.